Abbiamo il piacere di avere con noi Dario Argento. Buongiorno Dario Argento. Buongiorno. Sfruttiamo la sua presenza a Locarno come giurato, anche in concomitanza col fatto che verrà riproposto fra breve su Arte in versione integrale restaurata. Parliamo di un altro caposaldo per tutti noi e per lei naturalmente, come Profondo Rosso. È un punto di passaggio del thriller molto più marcato all'inizio verso quell'horror visionario di Suspiria. È vero, si riconosce o sente più la coerenza invece del suo percorso? Ma per un verso riconosco la coerenza di un mio percorso di ricerca, di cinema, che si è svolto nel corso di tanti anni e ancora adesso si sta evolvendo. Però poi io ricordo bene che quando feci Quattro mosche di velluto grigio, stavo proprio per finirlo e pensai, dico, no, adesso cambio, devo cambiare, devo esplorare altri terreni, altre strade. E così pensai di dedicarmi un po' al cinema, quella specie di horror che avevo sempre amato fin da ragazzo, e dove c'è anche molta fantasia, molto pensiero. Era un film che ho scritto in brevissimo tempo, devo dire, in tempo brevissimo, perché ce l'avevo pensato a lungo. Però mi ricordo che quando poi lo cominciai a scriverlo, Zepponi aveva finito il suo lavoro e allora l'ho ricominciato io a scrivere dall'inizio. E mi rinchiusi in una specie di in una casa che avevo in campagna, che era abbandonata però da parecchio tempo, non ci andavo più da molti anni, quindi non c'era più la luce, non c'era. Ci andavo la mattina e poi verso quando cominciava ad andare via un po' il sole, me dovevo andare via perché diventava buio. E questo fatto di lavorare in questa solitudine, in questo silenzio con gli uccellini, però un silenzio totale, mi ha spinto, da una parte mi spingeva ad andare velocemente perché incalzava il tempo, il tramonto e quindi non ci vedevo più a scrivere, però anche mi incoraggiava a affrontare delle tematiche più spinte, più forti, più importanti. Mi sbrigavo a scrivere, ho scritto anche un malloppo abbastanza grosso, era molto più lungo di quello che poi ho girato. E mi sembrava, non, io non sono mai molto chiaro nei miei giudizi sui miei film, li scrivo così, di getto praticamente, li vedo animarsi davanti come uno schermo mentre io penso e scrivo in modo automatico, poi intanto vedo che si animano le azioni, gli attori non hanno faccia perché ancora non l'ho scelti, però hanno una fisionomia e quindi così li ho visti rapidamente. Alcune scene che non ho messo, poi mi sono anche pentito di non averle messe, ma il film era abbastanza lungo, quindi forse ho fatto bene. Era stato molto ispirato naturalmente da un autore che io amo moltissimo, che è Michelangelo Antonioni, quindi presi un attore di Antonioni, che era David Hemmings. E venne a Roma, ci incontrammo, era un po' ingrassato. E allora mi vide che io ero un po' preoccupato da questo fatto di vederlo così ingrassato. E mi disse: "Stai vedendomi che sono ingrassato?" Mi disse. Dico: "Sinceramente sì, davvero, sto vedendo che sei un po' ingrassato." Dice: "Non ti preoccupare, adesso io vado in una clinica e sarò in pesoforma perfetto per il film." Cosa che ha fatto. La maggior parte del
della composizione della colonna sonora e coi Goblin, mentre Giorgio Gaslini, che di solito viene associato, era il musicista a cui faceva riferimento, sì, prima. Sì, esatto. Quale Gaslini, che adesso purtroppo è scomparso, era, lui scrisse nel suo libro di memorie, di autobiografico, e scrisse: Dario Argento è un grande regista, però è molto stronzo. Proprio questa parola si disse. Ah, sì, eh? Sì, perché io gli presi solamente 2 o 3 pezzi che aveva fatto, e il resto l'abbiamo rifatto tutto con i Goblin. Con Bassan io avevo già lavorato, quindi era molto, ci conoscevamo molto bene. Viaggiavamo, andavamo sempre in giro, e ricordo ad esempio come scegliemmo la famosa villa di Profondo Rosso, che è diventata una specie di praticamente punto di turistico per Torino. Giravamo per cercare la villa, quello era il momento che cercavamo la villa. A Torino ce ne sono aiosa di ville, ne sono moltissime. E a un certo punto passammo attraverso una strada, vedi, passammo davanti a questa famosa villa Stuart. Passammo davanti e così la guardammo, era imponente, era grande. E proseguimmo. Tutto in silenzio, per un bel po' in silenzio, ma poi a un certo punto, praticamente quasi contemporaneamente, dicevo: ma quella villa che abbiamo visto, ma non ti sembra che sia una cosa eccezionale? Ma a me sembra sì che sia eccezionale. Torniamo indietro, e siamo tornati indietro, ed era una cosa curiosa, era stata concessa a delle suore che ci tenevano delle ragazze difficili, non ragazzine, ragazze, donne anche, difficili, un percorso di vita difficile, un tipo casa famiglia. E così invece ci presentammo noi per girare questo film, e queste abitavano quasi tutta questa grande villa meravigliosa da fuori, ma dentro vivevano un po', insomma, nelle stanze, erano diventate i loro dormitori. E allora per cercare di allontanarle, noi proposi io, e poi la produzione accettò, e proposi, dico: perché non gli offriamo una bella vacanza a Rimini, che loro ci vorrebbero tanto andare a Rimini, al mare, a tutte quante, un mese. Offriamogli un mese di vacanza a Rimini, che vanno. E così alla fine la madre superiore, la direttrice di questo istituto, disse: va bene, abbiamo accettato, allora partiamo. Quando dobbiamo partire? Ma le reazioni che ebbe il film nell'uscita in sala, come erano? Sì, me lo ricordo perché mi sorpresero pure a me, veramente. Mi ricordo che c'era il giorno della prima, e allora pensai di andare con il direttore di fotografia e con un altro paio di persone al cinema dove si faceva la prima. E misteriosamente, perché il film non era ancora uscito, nessuno l'aveva visto, il cinema era pieno, completamente pieno. Ci guardavamo intorno, io e Cuvile, dicendo: ma che è successo? Come mai? Disse: non si sa. E questo è il mistero del Michelou, che era vecchio direttore, aveva anche tanta esperienza. Dice: questo è il mistero del cinema, che la gente, prima ancora che il film esce, sa già se il film è bello o non è bello. Quindi dice: vedi, c'è tutta questa gente. Piacerà molto il film, infatti ebbe un grande successo.